Per imparare a fotografare bisogna fare fotografie, giusto? Bisogna provare, sperimentare, sbagliare e soprattutto imparare dai propri errori. Ma c'è un passo fondamentale che migliorerà le tue foto più di qualunque altra cosa: smettere di scattare. E intendo proprio mettere via la macchina fotografica e non usarla. Pensi che sia impazzito, vero? Ciao, sono Mariano di videozappo.com. Quante volte hai sentito dire che una foto dovrebbe raccontare una storia? Il visual storytelling sta diventando sempre più importante e per un'ottima ragione. Ma come si fa a raccontare una storia con le proprie foto? Prima di vedere questo, ti ricordo che gli episodi del martedì, come quello che stai guardando, puoi anche ascoltarli in podcast. Basta che cerchi videozappo nella tua app preferita. O usi il link che trovi nella descrizione qui sotto, descrizione nella quale trovi anche altri link utilissimi e ti segnalo in particolare quello alla mia vetrina Amazon e al gruppo Telegram. Sono due ottimi posti dove trovare prodotti collaudati perché li ho provati personalmente e risparmiare. Anche oggi sto girando con una configurazione che non hai mai visto qua sul canale e sto anche sperimentando attrezzatura nuovissima, dunque alla fine del video ti racconto come sto facendo. Innanzitutto un suggerimento: quando ti ho parlato di obiettivo e prospettiva, ti ho raccontato come convenga guardarsi intorno quando arrivi davanti a un soggetto, cercare di capire come inquadrarlo, cosa far vedere, cosa nascondere, una serie di comportamenti che magari alle volte trascuriamo. Ti lascio il link nella descrizione qui sotto e nella card sopra la mia testa. Secondo me è un approfondimento da guardare. Ma dicevamo della nostra storia. Per raccontare una storia, credo che il requisito fondamentale più importante in assoluto sia conoscerla. Se non sai qual è la storia, è fondamentalmente impossibile raccontarla. E questo vuol dire che quando ci approcciamo a fotografare, vale la pena perdere, brutto questo termine, investire del tempo nel capire che cosa sta succedendo, quali sono gli avvenimenti importanti, cosa c'è di strano, cosa c'è di rilevante e per fare questo, la macchina fotografica è un impedimento, la devi metter via, perché in quel momento ciò che ti serve è capire, studiare, non hai bisogno di null'altro. Quando facevo still life, ti parlo insomma di parecchi anni addietro, si lavorava con il banco ottico, che è un apparecchio piuttosto ingombrante, e il banco lo tiravi fuori, dunque la macchina fotografica la tiravi fuori praticamente quando la foto era fatta. Il set lo allestivi completamente libero, senza la macchina fotografica. Le luci le sistemavi senza la macchina fotografica, perché questo ti dava prima di tutto una maggiore libertà di movimento, ma soprattutto potevi, durante l'allestimento, durante la realizzazione del set, guardare tutto da ogni punto di vista, perché non eri limitato a quel punto di vista nel quale avevi messo la macchina. Ti potevi muovere e muovendoti, guardandoti intorno, oltre ad avere una maggiore libertà, riuscivi a vedere quello che poi avresti dovuto fotografare da ogni punto di vista. E questa cosa ti permetteva di studiare quella scena. Magari l'avevi progettata per essere vista da un determinato angolo, ma poi scoprivi che spostandoti anche di poco questa cosa poteva migliorare in maniera drastica. Dunque, quando poi andavi a posizionare la macchina fotografica, è perché avevi avuto consapevolezza di quello che stavi fotografando, della scena che c'era là intorno, e solo in quel momento fissavi il punto da cui dovevi riprenderla. È una libertà che stiamo mano a mano perdendo e che perdiamo sempre di più, tanto più è facile ottenere un risultato, chiamiamolo tecnicamente corretto, una fotografia venuta bene, passami il termine.
Tu mi dirai, a me dello still life non frega assolutamente nulla, io faccio street photography. Favoloso è un altro ottimo argomento. Chi fa street va cercando macchine piccole, compatte, per passare inosservato. Ti faccio una domanda stupida, ma si vede di più la macchina fotografica o il fotografo per intero? Se tu stai in ciabatte e canottiera a lavorare a uno sportello di banca dove se vuoi un conformismo sociale impone un certo abbigliamento, forse ti senti un po' strano. Magari le persone ti guardano perché spicchi in un contesto nel quale l'etichetta, la consuetudine sociale, appunto, è un'altra. L'uniformarsi a questa consuetudine non significa essere conformisti, significa, nel caso del fotografo, passare più inosservato, essere più invisibile se vuoi, e non c'è macchina fotografica che tenga, perché se tu sei fuso nell'ambiente, riesci a lavorare sostanzialmente con qualsiasi cosa, perché le persone non ti noteranno perché non si nota il tuo comportamento. Dunque, capire dove sei, come si muovono le persone, chi pensa una cosa, chi pensa un'altra, che cosa c'è di strano? Perché non tutte le persone che si muovono per strada sono soggetti interessanti. Dunque, per capire l'interesse che può avere un soggetto, va capito perché contrasta con il resto dell'ambiente. Se tu pensi che tanti fotografi famosi di street siano semplicemente fortunati perché quegli eventi strani gli capitano davanti alla macchina fotografica, a mio avviso ti sbagli. Perché l'aver capito il luogo, l'aver individuato quello che c'è di strano e quello che potrebbe succedere, ti permette di stare nel posto giusto al momento giusto. Poi è chiaro, ci vuole la pazienza di attendere, ma è tutta un'altra storia. Recentemente ho visto una mostra di Salgado, Amazzonia, mostra fra le altre cose bellissima, e il realizzare quel genere di foto, quella intimità con i soggetti è una cosa che richiede abilità che non c'entrano nulla con la macchina fotografica. Io penso che Salgado in quei luoghi la macchina fotografica l'abbia tirata fuori quando praticamente era ora di andarsene, perché prima ha creato il rapporto necessario con le persone che doveva fotografare, magari aiutato anche da qualcuno del luogo. Io questo ovviamente non posso saperlo, ma il rapporto è la cosa predominante che si evince da quelle foto. La conoscenza di quei luoghi e di quelle persone è l'aspetto fondamentale. E per capire questo, la macchina fotografica non la devi avere in mano perché è l'oggetto che intimidisce i tuoi soggetti. Quando avrai creato un rapporto con loro, evidentemente questo problema non esisterà più, potrai fotografare e passare inosservato anche se queste persone stanno posando per te. E questo approccio puoi applicarlo praticamente a qualunque genere, persino al paesaggio. Se mi segui su Instagram, se non lo fai, puoi serenamente iniziare a farlo ora, il link lo trovi nella descrizione qui sotto, o puoi cercare semplicemente Video Zappo su Instagram. Recentemente, ti dicevo, ho pubblicato un paio di scatti del mare in tempesta a Lanzarote. Quando sono arrivato in questo posto, io la macchina fotografica ce l'avevo nello zaino. Ho iniziato a guardarmi intorno, a vedere quello che succedeva, a percepire la forza di questo mare estremamente intensa. Insomma, c'era un'atmosfera molto, molto coinvolgente. Ma devi ricordare una cosa ultra fondamentale. Tu hai soltanto l'immagine per raccontare quell'insieme di sensazioni. Dunque, devi considerare questo e astrarti da tutto il resto. Non vuol dire che non devi percepire tutto il resto, tutt'altro. Devi avere consapevolezza di quello che è l'atmosfera, ma devi essere altrettanto consapevole che per renderla hai soltanto l'aspetto visivo, non il resto. Una volta fatte queste considerazioni, vedrai che l'inquadratura viene da sola, viene tutto molto più automatico perché hai capito il contesto e hai elaborato una strategia per comunicarlo utilizzando il mezzo che hai a disposizione, ovvero
la fotografia. Quello che ti ho raccontato si applica alla fotografia, sia che sia il tuo hobby, sia che sia la tua professione. Se fai eventi, ti sarai reso conto che non ci sono due eventi uno uguale all'altro, non ci sono due matrimoni uguali, non ci sono due battesimi uguali. Sono sempre eventi differenti. Prendersi 2 minuti, non ti dico tanto, ma 2 minuti a capire quello che sta succedendo, quali sono gli attori in gioco, quali sono i rapporti delle persone con cui dovrai interagire magari tutto il giorno se si tratta di un matrimonio, capire quali sono le dinamiche, studiarle è il prerequisito essenziale per raccontare quell'evento in maniera unica, senza dimenticare, scusa se mi ripeto, che hai soltanto l'aspetto visivo per comunicare tutto questo. Ma se non hai capito quello che c'è da comunicare, difficilmente riuscirai ad utilizzare con efficacia la comunicazione per immagini. Prendersi questi 2 minuti credo che sia uno degli aspetti più sottovalutati della fotografia. E nello storytelling, se vuoi fare questo salto di qualità, è fondamentale capire quello che sta succedendo. Nel video Zappo Fan Club, che è la mia community, ti lascio il link nella descrizione qui sotto, è nata una iniziativa, una sorta di challenge non competitivo, dove ciascuno presenta delle foto su un tema assegnato e queste foto vengono poi discusse in maniera costruttiva e soprattutto anonima. Nessuno sa di chi sono gli scatti che si stanno guardando. Oltretutto è un'iniziativa che non è nata da me, ma è nata dagli iscritti alla mia community e questa cosa la trovo ancora più bella perché è un modo per crescere insieme. Per verificare se la comunicazione del nostro scatto è efficace, perché io faccio una foto, penso che comunichi un determinato sentimento, un'atmosfera, un mood, ma se poi la faccio vedere a 10 persone che tendenzialmente hanno anche un'idea di quello che stanno facendo, insomma, sono allenate a guardare immagini e questo mood non riesco a comunicarlo, verosimilmente c'è un problema. In quella comunicazione posso aver sbagliato qualcosa e avere questo tipo di feedback in maniera, ripeto, anonima perché nessuno sa di chi sono le foto, lo sai soltanto tu perché ovviamente la riconosci. Capire gli altri che cosa recepiscono dei nostri scatti, ritengo che sia davvero un modo fenomenale per crescere. Dai un'occhiata, il link lo trovi nella descrizione qui sotto. L'iniziativa per ora è riservata agli iscritti alla mia community, ma insomma ci sono piani che iniziano a 1 euro al mese. Si tratta ormai di meno di un caffè. Come sto girando questo video? Sto utilizzando la Insta360 One RS con la vecchia batteria Boost che incorpora la base con l'attacco in stile GoPro, l'adattatore audio di nuova concezione e questo economico lavalier collegato come vedi col filo. Esteticamente non il top, ma soprattutto perché il filo è un po' corto e non potevo passarlo nella maglietta. Se sei curioso di sapere come era attaccato prima, era attaccato con lo stesso magnete con cui ora è attaccata la Go 2. Sto utilizzando la mod Leica da un pollice con la configurazione dell'horizon lock, ovvero anche se inclino la macchina a questa maniera l'immagine rimane orizzontale e questo perché c'è una apposita funzione che puoi applicare direttamente dall'interno di Premiere anche se non vuoi utilizzare Insta360 Studio. Insomma, una configurazione che ti permette molto rapidamente di creare contenuti, direi anche di una certa qualità. Nella One RS è possibile settare manualmente il livello dell'audio, in questo momento è a più 3 dB con questo lavalier. È una regolazione che ritengo funzioni piuttosto bene. Il nuovo attacco per il microfono è fatto incredibilmente meglio del precedente e come vedi la macchina resta compatibile con tutti gli accessori, non soltanto l'ottimo selfie stick, ma anche tutto il resto. La mod da un pollice è quella evidentemente vecchia, anche perché non è uscita una nuova,
E lo stesso dicasi per la batteria. Ti lascio il link nella descrizione qui sotto all'attrezzatura che sto utilizzando. Se vuoi acquistare la One RS, trovi i link sempre nella descrizione. E se la acquisti dallo store Insta360 con il link che ti lascio anche nel primo commento, puoi averla con un accessorio in omaggio, oltre a risparmiare comunque qualche euro rispetto al prezzo di Amazon. Dammi una mano col canale, condividi questo video, metti un bel like, lascia un commento. Ma soprattutto ricordati, non smettere mai di imparare. Ci vediamo nel prossimo video.